Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di Friedkin Uncut. Chi è Friedkin? William Friedkin è il regista dell'Esorcista. Friedkin Uncut è il documentario di Francesco Zippel che sarà nelle sale cinematografiche il 5, 6 e 7 novembre, che racconta questo fantastico regista. Partiamo dal fatto che L'Esorcista è il film horror in assoluto più importante della storia del cinema horror. C'è la voce un po' nasale? Prova col Borghetti. Faccio un attimo di un sorso di Borghetti perché ho la voce un po' nasale. Questo lo taglierò. Tra l'altro siamo qua nel Paperboard Studio a girare questa recensione perché è una location super professionale e se possiamo, quando ce lo possiamo permettere, veniamo qua e facciamo i nostri video in questo studio fotografico. Vi lascio tutti i riferimenti sotto se avete bisogno di fare servizi fotografici, affittare uno studio fotografico o altre cose. Tutti noi conosciamo registi come Wes Craven, come John Carpenter, cose del genere, ma chi è che chi è, cioè vai in giro a chiedere chi è il regista dell'Esorcista? Quasi nessuno ti sa rispondere. Perché? Perché William Friedkin in realtà di film horror ne ha fatto uno, poi però ha fatto anche tantissimi altri cult. Questo documentario è un documentario imprescindibile se si vuole conoscere questo regista, perché è un documentario fatto veramente bene e racconta la sua storia dal suo primo film fino all'ultimo, quando intervistò Fritz Lang. Cioè vabbè ragazzi, quest'uomo ha intervistato Fritz Lang, ha fatto delle, cioè ha rotto il cazzo di brutto per intervistarlo finché Fritz Lang alla fine ha accettato. Cioè è uno, Fritz Lang è un genio e William Friedkin è un genio pure lui. Questo qua è un documentario bellissimo dove ci sono gli interventi di Willem Dafoe, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, tutti ovviamente spendono bellissime parole per Friedkin, che ha girato tantissimi film epocali come Il braccio violento della legge, che ha vinto solo 5 Oscar, fate un po' voi, L'Esorcista ne ha 22 di Oscar. Poi ha girato Vivere e morire a Los Angeles, che è un film storico dove si vede, forse uno dei primi casi dove si vede il protagonista morire, cioè dove il buono viene ammazzato, gli sparano e muore, che è un film poliziesco che ha praticamente riscritto le regole del genere poliziesco. Quindi Friedkin, quando si mette dietro la telecamera, segna delle epoche, cioè crea veramente dei momenti di cambiamento importante per tutti. È una sorta di maestro per tutti i cineasti, per tutti i registi. Insomma, il film è pieno di aneddoti interessantissimi, raccontati anche da registi famosi come Quentin Tarantino, che racconta di quando sua madre gli vietò di andare a vedere, insomma sua madre gli permetteva di vedere qualsiasi genere di film, ma lui si ricorda che la prima volta che gli vietò di vedere un film fu proprio quando uscì L'Esorcista, perché fu veramente un caso mediatico pazzesco e la madre di Quentin Tarantino era preoccupata, quindi non glielo fece vedere. Poi c'è anche lui che si racconta ed è veramente un personaggio strepitoso. Quando lo senti parlare ti rendi conto della sua straordinaria intelligenza e della sua cultura e della sua grandissima umiltà. Io vi consiglio, spero che esca presto la versione a un video, perché lo voglio avere. È un bellissimo documentario, ragazzi, io vi giuro che avevo quasi la lacrima agli occhi quando lo stavo guardando, perché è emozionante, è veramente emozionante. Quindi andatelo a vedere al cinema se potete il 5, 6, 7 novembre, se no aspettiamo che esca in un video. Consigliatissimo. Se questo video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Dal Paperboard Studio del mio amico Marco Viggiani è tutto. Ci vediamo al prossimo video.